Senato che riguarda le vittime, gli orfani delle vittime dei crimini domestici. È intitolato così, ma si riferisce ovviamente prevalentemente agli orfani di femminicidio, di donne che hanno purtroppo sono state vittime di atti di violenza estrema come l'omicidio, prevalentemente fatto da compagni, mariti, fidanzati, che lasciano figli in una condizione di disagio materiale e morale, che hanno bisogno di assistenza. E il progetto di legge ha questo fine, cioè di intervenire per garantire a queste vittime innocenti, altre vittime innocenti di femminicidio, le necessarie tutele, incominciando dalla tutela giuridica. Ci sono stati casi eclatanti che sono stati, anche riportati dalla cronaca, dove l'omicida manteneva il diritto alla previdenza, alla pensione, maturata dalla moglie assassinata, che veniva portata via alle figlie e ai figli di quella moglie assassinata. Quindi c'è l'esigenza, si è verificata l'esigenza di intervenire in modo concreto a risolvere questo problema, e questo è il senso di questo progetto di legge. In Senato c'è da più di un mese, è all'attenzione della Commissione Giustizia. Noi abbiamo scritto al Presidente del Senato, che ci ha risposto sollecitando, trasferendo la nostra istanza al Presidente della Commissione Giustizia. Abbiamo scritto a tutti i presidenti di gruppo perché si facessero parte attiva nella decisione di mettere subito in discussione e approvazione il progetto di legge, e oggi facciamo questa conferenza stampa per fare un appello pubblico. Vogliamo una pressione su questo tema. Ogni giorno, anche ieri, in aula, in Senato, qualcuno di noi interviene per rammentare che ancora una volta si è consumato un delitto contro le donne, un femminicidio che spesso lascia orfani e in una condizione di difficoltà. Questo progetto di legge consente un intervento immediato. Abbiamo approvato, si è costituita ieri la commissione d'inchiesta sul femminicidio, ci sono altri provvedimenti che saranno esaminati, però questo può andare subito in approvazione. Il voto unanime della Camera è una credenziale perché anche il Senato si comporti esattamente allo stesso modo. Quindi questa conferenza stampa ha questo senso. Qua a fianco a me c'è il capogruppo del gruppo misto, la senatrice De Petris, e dall'altra parte Roberto Cappelli, che è il primo firmatario parlamentare alla Camera dei Deputati, il primo firmatario del progetto di legge. Lì ci sono due avvocate che si occupano di questa materia. Questo progetto di legge è stato scritto con la collaborazione dei legali che hanno vissuto questa vicenda, in modo particolare cito l'avvocata Anna Maria Busia, che è stata una degli estensori di questo provvedimento e a cui si è dedicata molto, perché ha vissuto da legale le questioni tragiche che ben sappiamo. Noi ci siamo occupati di questa vicenda legandoci ad alcuni eventi che si sono verificati in Sardegna. Per tutti cito la vicenda della Dore, e gli ultimi eventi con il tragico fatto di Sassari, dove
Una donna è stata non solo assassinata ma bruciata viva, perché questa è la ferrettezza che si porta dietro questo tipo di crimine. Ecco perché abbiamo un dovere di più per affrontare i problemi che questi delitti lasciano irrisolti. Io darei la parola a Roberto Cappelli e successivamente a Loredana per chiudere questa presentazione. Abbiamo anche il video di Anna Maria dopo. Dopo abbiamo un video che vi faremo vedere, perché vuoi mandare adesso? Se no mandiamo adesso e poi Roberto Cappelli e Loredana De Petris. È breve? È brevissimo. Due minuti. Dove lo vedo? Qua. Ti ringrazio del senatore Curas per questa conferenza stampa che mi auguro veloce significa di approvazione della proposta di legge che riguarda la tutela domestici, che è stata approvata all'unanimità alla Camera dei Deputati. 1600 vittime, più di 1600 vittime negli ultimi 15 anni chiedono un intervento immediato. E con questa proposta di legge che riguarda molti aspetti di questi bambini, di questi ragazzi, credo che sia assolutamente doveroso. Lo Stato deve far sentire la sua presenza, soprattutto considerato che il nostro sistema penale è piuttosto disattento nei confronti delle vittime da reato. In particolare nei confronti di questi bambini, questi orfani speciali che hanno vissuto la tragedia di vedere uno dei propri genitori uccisi per mano dell'altra. Questa proposta di legge prevede una serie di interventi che hanno sia carattere patrimoniale sia invece prevede degli interventi di carattere personale. Quindi da una parte la missione del reddito patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito delle famiglie cui vengono affidati, che riguarda sia il procedimento penale che i procedimenti civili che seguono il grave fatto, sia il sequestro conservativo dei beni che fanno parte del patrimonio dell'autore di reato e che diventano confisca con sentenza passata giudicata. Ancora un automatismo nella dichiarazione di indennità a succedere. L'indennità a succedere è un istituto presente nel nostro sistema ma che richiede per essere attivato perché diventi effettivo una pronuncia da parte del giudice. Ecco, in questi casi abbiamo previsto un automatismo che serva ad accelerare i tempi e ma soprattutto dia un'efficacia, garantisca un'efficacia immediata. E ancora tutto un sistema di tutele che prevede l'assistenza psicologica di questi bambini, di questi ragazzi, di questi orfani speciali, che naturalmente devono essere aiutati in un percorso che è molto difficile, nella elaborazione di un lutto che ha delle caratteristiche particolari e che quindi richiede professionalità, attenzioni da parte dello Stato che in questi casi, anche in questi casi, deve far sentire la sua presenza. Finito il video, le avvocate Zurru e Irene Madeddu, nel caso in cui servissero altre dopo delucidazioni di carattere tecnico. Roberto. Sì, grazie prima di tutto. Allora io vorrei centrare la vostra attenzione sul fatto che la Camera ha esitato questo provvedimento all'unanimità. È stato un percorso lungo e non semplice. C'è stato il sostegno di tanti parenti, vittime di questo reato particolarissimo che non abbiamo voluto identificare come reato da femminicidio nella stesura della legge per un semplice motivo. Abbiamo molto spesso quando si interviene in termini legislativi si pensa alle pene da infliggere a chi è responsabile di un atto efferato come questo o altri
tipi di delitti. E per troppo tempo ci si dimentica di chi rimane, cioè di quella parte debole che sono i figli, in questo caso, delle vittime da femminicidio, degli orfani tre volte fino all'altro giorno. Perché dico orfani tre volte? Perché diventano immediatamente orfani perché l'altra parte di riferimento della loro vita, cioè un genitore, ammazza l'altro genitore. Quindi orfani due volte perché uno finisce in carcere e l'altro, oppure esce comunque dalla loro vita e l'altro appunto viene ammazzato. Il terzo, perché orfani tre volte? Perché non c'è lo Stato. Cioè per queste persone deboli, per questi ragazzi, bambini a volte, inizia un percorso di vita difficilissimo. Difficilissimo perché oltre a tutti gli aspetti psicologici, mancanza di punti di riferimento, che sono i genitori e quant'altro, c'è il percorso civile e penale che devono affrontare. Pensate bene che mediamente causa di questo tipo per far valere i propri diritti di questi ragazzi e di queste bambine costa mediamente dai 100 ai 110 mila euro. Quindi ci sono state anche, noi abbiamo sentito tanti di queste persone, anzi devo ringraziare anche la dottoressa Brai che è autore del progetto Baldri, non mi viene mai il cognome di questa cosa. Baldri, che ci ha mandato anche una nota, era invitata da te Luciano a questa conferenza stampa, però è fuori Roma e non può venire, che col suo progetto Swish Off ha messo in evidenza i numeri di questa realtà nascosta per troppo tempo. Dicevo orfani tre volte perché manca lo Stato. Quindi abbiamo inserito il gratuito patrocinio. La dottoressa Busia, l'avvocata Busia, ha riepilogato i termini della proposta di legge, partendo proprio dal gratuito patrocinio, perché non tutti questi orfani sono in grado di sostenere le spese per far valere i loro diritti. Ma per farla breve, io vorrei sintetizzare così la proposta di legge. È l'indice, i vari articoli, che prevedono appunto il gratuito patrocinio, il sequestro conservativo, la provvisionale, l'indegnità a succedere, la pensione di reversibilità, è l'indice del calvario di questi ragazzi. E in modo particolare noi abbiamo seguito la vicenda di Vanessa Mele, che mi ha portato all'attenzione questi fatti per i quali a volte si legge la notizia e poi si pensa ad altro. È una mia concittadina, tra l'altro, dimenticata dalle istituzioni. Questo calvario è composto proprio poi dal seguito delle conseguenze di questo delitto e molto spesso anche dall'accanimento dell'omicida, del padre. Pensate che in questo caso, il caso di Vanessa, ma in tanti altri casi, appena uscito dal carcere dopo 14 anni di condanna, e ne ha fatti 7 o qualcosa di più, il primo atto che ha compiuto è quello di fare l'azione di portare via la pensione della mamma alla figlia per intestarsela a se stesso. Il secondo atto è stato quello di cercare di portargli via la casa della mamma, e soltanto 2 mesi fa si è conclusa la causa civile di riconoscimento della proprietà alla figlia. Insomma, un calvario continuo fatto di costi, di ricordi continui di quell'evento, di abbandono e di sostituzione nelle funzioni genitoriali dei parenti più prossimi, che diventano il nuovo padre, la nuova madre, e che devono sostenerla nei costi e nell'affrontare la vita. In tutto questo è sempre mancato lo Stato. Quindi con questa proposta di legge noi abbiamo pensato di rimettere a posto le cose, di riavvicinare lo Stato alle esigenze, al percorso di vita di questi orfani particolari, orfani tre volte appunto. Alla Camera è stato inserito anche un altro articolo che non faceva parte della proposta originaria, cioè quello dell'inasprimento della pena nei confronti dell'omicida, e quindi determinando l'ergastolo per questo tipo di reato.
Ora, è discutibile tutto questo, non faceva parte del corpo della proposta, proprio perché per la premessa che ho fatto inizialmente, cioè pensiamo agli orfani di femminicidio. Poi con altri provvedimenti, io stesso sono presentatore di un'altra proposta di legge che prevedeva in alcuni casi con delle aggravanti l'ergastolo per questo tipo di omicidio, ma ho proprio separare i percorsi. Ora invece per accordo e per raggiungere l'unanimità e l'approvazione celere di questa legge si è inserito anche l'articolo dove si prevede l'ergastolo. Credo che questo possa indurre a ulteriori valutazioni, a posizioni diverse. Non vorrei che questo blocchi l'approvazione veloce della legge. Io credo che quello che dobbiamo fare è non far sì che la legislatura passi senza l'approvazione definitiva. Il Senato discuterà, valuterà, io auspico che non ci siano correzioni, ma proprio per l'obiettivo principale della legge, che è quello di dare risposta a queste persone, a queste parti più deboli della catena, e non per quell'eccesso di giustizialismo che è presente nell'inserimento della pena dell'ergastolo. Se questo non dovesse essere, speriamo che il ping pong varie volte ricordato delle leggi che passano dal Senato alla Camera si possa almeno bloccare alla Camera, se dovesse tornare alla Camera. Io auspico che venga confermato questo testo e ringrazio il Presidente Grasso, il Presidente Boldrini, i capigruppo che si stanno adoperando perché questo percorso verrà accelerato al Senato, anche se però devo riscontrare non è ancora calendarizzata la legge nei lavori della Commissione Giustizia e non vorrei che altri fatti di questo genere scaldino le coscienze, no? E comunque si arrivi alla discussione, all'approvazione solo perché altri reati vengono commessi di questo tipo. Purtroppo dobbiamo prendere nota che la media è stata mantenuta, uno ogni 3 giorni, quindi se vogliamo realmente in coscienza contribuire, credo che la celerità dell'approvazione sia determinante. Sì, allora, noi abbiamo risollecitato anche ieri, nella giornata di ieri, molti, tra l'altro capigruppo anche della stessa Commissione Giustizia, a poter provvedere immediatamente alla calendarizzazione di questo disegno di legge. Ovviamente poi ognuno può, diciamo, come sempre quando arrivano disegni di legge, magari dalla Camera, pensare che sia meglio fare una cosa o l'altra, ma noi ci permettiamo di sottolineare a tutti il fatto che mancano pochi mesi, anzi forse ancora meno, diciamo, alla fine della legislatura, e vorremmo, diciamo, vale per questo provvedimento come per altri. Questo perché è particolarmente urgente? Perché noi assistiamo, una delle storie è quella di cui parlava adesso l'onorevole Capelli, ma noi abbiamo avuto conoscenza, notizie, dati di tantissime storie incredibili, perché dopo l'omicidio della moglie, della compagna, insomma, i ragazzi, bambine e bambine che rimangono spesso si trovano di fronte a delle situazioni molto complicate da affrontare. Dicevamo prima con Margherita, non sempre viene affidata, tra l'altro, non affidati ai familiari della madre vittima, perché magari non ci sono, e è accaduto, perché io ne ho anche, diciamo, conoscenza, che sono stati affidati ai nonni, diciamo, paterni, con tutto quello che ciò ha comportato. Quindi noi abbiamo necessità di intervenire tramite legge con delle forme di tutela e di garanzia per questi ragazzi, che riguardano cose che sembrerebbero a tutti di buon senso, ma che la nostra legge in questo momento non prevede, perché a tutti sembrerebbe di buon senso il fatto che non debba essere intentato un altro processo per dichiarare l'indegnità alla successione. Eppure non è automatico, cioè non è automatico il fatto che dopo i ripetuti casi continui, costanti, insomma, diciamo, di femminicidi efferrati, perché con crudeltà, spesso anche con tortura, se esistesse, diciamo, nel nostro ordinamento
la tortura, perché non è un altro capitolo ancora, ci si trova di fronte al fatto che non, appunto, non è automatico che si applicano una serie di forme di tutela e anche di esclusione, cioè di, da questo punto di vista, insomma, che sono delle pene accessorie assolutamente necessarie e connesse ovviamente sempre per garanzia. È chiaro che finché appunto non si è stato giudicato, insomma, vengono sospese le successioni, però queste forme sono assolutamente indispensabili, come l'assistenza, il gratuito patrocinio, perché spesso c'è la necessità di una serie di cause ulteriori in cui appunto i ragazzi e i minori devono essere tutelati. Vi è poi un problema appunto di risorse, di affidamento anche ai servizi, di tutela psicologica, perché questi, cioè essere testimoni, o anche se non sei testimoni, cioè di un delitto come quelli in cui magari il proprio padre uccide la madre, non è che è una cosa che si dimentica, diciamo, facilmente, no? C'è la necessità di un'assistenza continua e costante, perché e tutto questo è assolutamente, assolutamente fondamentale. Vorrei anche ricordare che già nei casi normali la successione nel nostro paese non è un fatto, diciamo, semplicissimo, che ha bisogno di avvocati, di assistenza, di pratiche burocratiche, di CAF, di avvocati, di notai. Pensate voi, diciamo, in casi come questi, no, come c'è la necessità, insomma, di una tutela, che è una tutela, diciamo, anche dal punto di vista proprio economico e legale. Altro elemento è quello della reversibilità, che noi ci troviamo di fronte al fatto anche qui che non viene automaticamente esclusa, diciamo, la reversibilità per quanto riguarda poi gli autori di questi femminicidi, ma ci rendiamo conto, e magari invece ci sono questi ragazzi che non hanno alcuna possibilità magari di avere un po' un minimo di garanzia economica, e non è, diciamo, fatto un percorso, un passaggio che dovrebbe essere in qualche modo anche questo automatico. Chiudo, perché di esempi ne potremmo fare tantissimi, perché, e purtroppo aumentano, qui si dice 2000, ma mentre vittime, ma mentre stiamo parlando, probabilmente da qui altri due giorni noi avremo altre vittime dirette e appunto indirette, come tutti i figli e gli orfani. Questo ci impone, io credo, impone a tutti noi, insomma, di fare assolutamente presto. Quindi da qui, da questa conferenza stampa, ovviamente parte un ulteriore appello anche al Presidente, anche della Commissione Giustizia, perché si possa calendarizzare rapidamente, e io dico approvarlo senza modifiche, in modo da avere l'approvazione che non ritorni alla Camera. Ci sono domande? Prego. La deliberante. È sempre un fatto che si chiede se vi sono le condizioni. Sentiremo, diciamo, gli altri capigruppo, anche se, diciamo, la giustizia in commissione deliberante è un po' problematica. No, siete esperti del Senato, diciamo, non mi dovrete far aggiungere altro. Sì, una curiosità, credo, onorevole, tutta te, relativa alla questione del gas, che insomma è un provvedimento legale alle vittime indirette, diciamo, in effetti potrebbe apparire poi, tra virgolette, un problema diverso, diciamo, dall'oggetto specifico. Mi domandavo, l'ergastolo è stato inserito per ottenere l'unanimità, ho capito bene? C'è stato un emendamento in Commissione Giustizia dove a seguito di presentazione di altre proposte di legge, questo se lo becco, però non è che è automatico. Non è automatico. Io vorrei dire una cosa, se posso, su questo aspetto in particolare. Quando io capisco che ci possano essere delle resistenze per questo inasprimento della pena, però considerate che l'articolo 577 del codice penale, che è quello che viene modificato dall'articolo 2 di questo disegno di legge, in realtà prevede già l'aggravante per chi uccide gli ascendenti o i discendenti, esatto. Quindi figli,
o genitori. Semplicemente viene fatta, viene estesa questa norma anche nei confronti di chi uccide una persona dalla quale è legato da una relazione, esatto, affettiva. Questo non significa che poi l'omicida verrà realmente condannato all'ergastolo, perché all'esito dei 3 gradi di giudizio evidentemente questo ergastolo diventerà, se ci va bene, 20 anni. Ecco, ma io volevo dire che si è aperto questo dibattito in commissione partendo dal presupposto che la nostra società è cambiata, quindi non abbiamo più la famiglia classica, solo la famiglia classica, oppure includere il femminicidio o orfani di famiglie classiche, c'è la famiglia allargata, cosiddetta. Ecco, per cui si è voluto prima inserire, come giustamente ha sottolineato l'avvocata Zurru, l'allargamento di queste fattispecie ai compagni di vita e quant'altro. Lì si è aperto un dibattito se era opportuno o meno inserire questa aggravante in questo testo di legge. Siccome c'erano diverse posizioni, chi diceva di sì, chi diceva di no, si è scelto, per garantire l'esito finale di questa legge, quindi non bloccarci su questo determinato, sull'articolo 2 per intenderci, di andare avanti, e alla fine c'è stata l'unanimità su tutto, su tutta la legge nella votazione finale. Nella votazione degli emendamenti non c'è stata l'unanimità, anche se è una legge che ha il più alto numero di consenso unanime anche nelle votazioni di emendamenti e articoli, perché si è proprio fatto si è chiuso un pugno unanime per dare una risposta immediata a questi casi. Ciò detto, siccome ormai questi eventi sono eventi che ci accompagnano, anche ieri in aula una senatrice si è alzata e ci ha ricordato in una sorta di staffetta tragica che ci sono stati negli ultimi giorni altri 3 femminicidi. E ogni volta facciamo orfani, ogni volta c'è una situazione. Io vorrei citare la vicenda di Iglesias di alcune settimane fa. Sì. Allora, bisogna uscire fuori dalla staffetta e bisogna entrare in aula per approvare un provvedimento che risolve una parte dei problemi che si originano con questo delitto. E noi dobbiamo chiedere, io chiedo alla stampa presente, che si faccia parte attiva nel... E, come dire, sostenere questo nostro appello, che speriamo che insomma sia accolto senza neppure tante di perdere tanto tempo in cosa. Poi, voi vedete che questa cosa possa creare... Io ho solo una preoccupazione, che in tutta la confusione che accompagna un po' questa legislatura, che si è contraddistinta per una cosa che io credo sia dominante, cioè l'inasprimento delle pene, noi l'abbiamo fatto su tutto, dagli incidenti stradali, per passare ai reati ambientali e cosa. Allora, io penso che su questa cosa del femminicidio, forse sarebbe anche una delle occasioni nelle quali un intervento di questo tipo ha un senso, perché deve incidere sulla cultura che accompagna questo delitto, che è una cultura che nell'evento più tragico viene rappresentata in maniera molto più visibile, però è una cultura che accompagna la violenza sistematica, e che non arriva all'omicidio, ma che rovina, no, l'esistenza delle donne e dei loro figli, e dei loro figli, perché i figli sono vittime come le donne in questi episodi di violenza. Per cui io penso che bisogna andare velocemente, che il Presidente del Senato, come ha fatto altre volte e come ha dimostrato anche questa volta, ci darà una mano. Penso anche che i presidenti di gruppo, da incominciare dal presidente Zanda
al presidente del gruppo Movimento 5 Stelle, che ho difficoltà a ricordarmi chi è perché lo cambiano ogni tot mesi, però ecco, cioè presidenti dei gruppi più importanti, presidente del nostro gruppo che è diventato un gruppo numeroso di oltre 40 senatori del gruppo misto, è decisivo, cioè, spero che tutti quanti noi opereremo in questa direzione. Posso un ultimo inciso? Dunque io prendo il calendario e leggo DEF, leggo legge elettorale, legge di stabilità e siamo a marzo e siamo a fine legislatura. Allora, tra tutti questi grandi temi che sono all'attenzione della politica nazionale, non vorrei che altri piccoli grandi temi passino in secondo ordine. Ecco perché sollecitiamo, ecco perché vogliamo tenere viva l'attenzione, perché se passiamo la legislatura saranno altri 5 anni per questa gente di mancanza di assistenza legale da parte dello Stato, mancanza di assistenza sanitaria, leggete anche gli ultimi articoli di questa legge, mancanza del fondo di solidarietà che deve accompagnare la vita di questi di queste persone, e quindi altri 5 drammatici anni. Vorrei che sia presente questo. Quindi io vorrei dare una, come dire, secondo me sarebbe un elemento di soddisfazione per questa legislatura, di gratificazione, di senso a questa legislatura, se pensiamo oltre che a questi grandi temi che occupano le prime pagine, non si ricordi di queste persone in prima pagina, anzi adesso sono andati a pagina 21, l'ultimo caso è stato posto a pagina 21 del Corriere della Sera, in una, come si dice, spalletta, trafiletto in basso a sinistra, perché ci abituiamo anche a questo. Ecco, credo che abbia un senso questa conferenza stampa e il vostro aiuto è determinante. Raffaele Bonnelli per il Manifesto. Volevo fare una domanda, ma relativamente ai centri antiviolenza, ma credo anche a tutta la partita del femminicidio, esiste un tavolo di concertazione presso il Ministero delle Pari Opportunità. Ora, io non so a che punto sta adesso, perché comunque Maria Elena Boschi ha mantenuto, credo, questa delega, e c'erano sempre degli impegni. Ora, io per quanto ne so, anche da Luisa Annaporto, che probabilmente il senatore Uras sa chi è, che i centri di violenza non sono stati rifinanziati, quindi io non so questo tavolo tecnico a questo punto che senso ha, però immagino che questa proposta di legge come precipitato c'è anche il rapporto con il tavolo tecnico. È un altro tema, è un'altra cosa. No, diciamo, il tema dei centri antiviolenza riguarda un tema più che viene sollevato, diciamo, quotidianamente, che speriamo tra l'altro che questa commissione che si è insediata ieri sul femminicidio possa, diciamo, essendo anche una commissione d'inchiesta, rapidamente affrontare. Perché la vicenda dei centri antiviolenza si impone costantemente, perché noi abbiamo situazioni molto pesanti dal punto di vista del finanziamento, per cui da una parte si dice dalla presidenza delle pari opportunità che sono finanziati, in realtà poi spesso le cose non vanno così, siamo arrivati al punto anche nel precipitato della nostra città che vengono anche sfrattati, insomma, quindi diciamo abbiamo un insieme di operazioni che purtroppo, ahimè, non aiutano quello che è una cosa fondamentale, perché anche non solo per l'assistenza dopo, ma anche per cercare di intervenire prima che avvenga il femminicidio, soprattutto per intervenire prima, e quindi c'è la necessità, i centri sono la cosa più importante per poter, diciamo, fare in modo che le donne possano trovare un rifugio, possano andare via quando appunto si ripetono atti di violenza continui, costanti da moltissimo tempo. Così come serve, non è solo la questione dei centri, che è un problema
uno dei più urgenti, come riguarda l'altra questione, ma non è questo il tema, riguarda sempre la formazione delle forze dell'ordine, perché continua a esserci questo tema, perché noi abbiamo avuto varie volte un problema, diciamo, di non capacità di interpretare, no, a richiesta d'aiuto, a non saper interpretare effettivamente, saper, diciamo, cogliere, anche avere la memoria di altre telefonate, magari, diciamo, con richiesta di soccorso che c'erano state precedentemente. C'è un problema, diciamo, ancora, si sono fatti passi in avanti, ma ci sono problemi ancora molto seri di formazione, perché bisognerebbe, diciamo, non solo fare ulteriori corsi, ma avere dei servizi ancora più dedicati. Il numero verde, quello delle pari opportunità, non è che il numero di pronto intervento se io devo telefonare che mi stanno per, no? Certo. È un'altra cosa, e noi continuiamo ad avere problemi, devo dire, aggravati anche dal numero unico, perché dopo l'entrata in vigore del numero unico spesso in alcune regioni funziona bene, in altre regioni non funziona bene, e questo ha ulteriormente complicato la capacità, diciamo, di saper cogliere per tempo quelli che sono, diciamo, gli allarmi su cui, diciamo, impellenti, su cui bisogna intervenire con rapidità e non fare come invece altre volte è accaduto. Ma sono questioni che non riguardano, diciamo, strettamente questa proposta di legge. C'è un problema, ovviamente, che riguarda in generale la legge sul femminicidio, perché io vorrei ricordare quella legge che fu approvata insieme con i Vigili del Fuoco, con i fuochi d'artificio, sì, perché era lo stesso decreto, non so se vi ricordate, nel 2013, ha bisogno, a mio avviso, invece, diciamo, probabilmente di avere ulteriori implementazioni, perché le cose non è che sono migliorate, che il numero aumenti costantemente e non diminuisca, insomma, noi dobbiamo saper bene come intervenire, come ulteriormente potenziare una serie di servizi. Questa è una proposta di legge che interviene, diciamo, sulle altre vittime, no? sulle vittime che sono chiamate cosiddette. Gli effetti collaterali che sono, guardate, dell'omicidio. E poi sapete meglio di me, insomma, no, che non intervenire può produrre non soltanto il fatto dei problemi enormi, ma anche non avere la possibilità anche, diciamo, di seguire l'assistenza psicologica può a lungo termine produrre, diciamo, degli effetti di riproduzione dei meccanismi di violenza stessa, per cui è una questione, diciamo, assolutamente urgente. Però sono due cose, diciamo, che lavorano insieme, ma non sono esattamente la stessa cosa. La domanda dall'altro momento, visto che lui ha discusso, perché era la Camera, la discussione è stata votata. In commissione era stato messo, diciamo, se in commissione era stato messo in discussione il discorso di evitare le sue cose che erano state. Il discorso? Sarà stato messo in discussione il discorso di evitare qualsiasi forma di rito abbreviato o patteggiamento, cioè il famoso patteggiamento rito abbreviato che dà degli sconti della condanna. Vero è che poi quando avete fatto, in qualche capire, vince la scelta di dire vabbè, diamo l'ergastolo, sì. E in qualche modo si deroga al fatto del patteggiamento rito abbreviato che io in disegno di legge avevo scritto e presentato nel caso in cui ci fosse un femminicidio o reale su disabili o minori, che non si potesse ricorrere a nessun tipo di patteggiamento rito abbreviato, rito speciale, in modo tale che la condanna fosse effettiva, perché poi comunque le criminalità se non sono portate bene in carcere ci sono 45 giorni l'anno, per cui in realtà sono una condanna anche e per questo se poi è stata prevista come aggravante, quindi si parte dall'ergastolo. Poi l'emendamento di posta reale discordanza alla fine anche con l'ambito del Senato non c'è di posta reale problema che si è trattato le superiorie emendamento a mio avviso, cioè, stava già dicendo. Io volevo solamente dire questo, poi ecco. Cioè, noi vogliamo approvare la legge. Per migliorarla c'è la prossima legislatura, c'è l'altra ancora, nessuno vieterà a nessun parlamentare di intervenire e a proporre modifiche anche alla luce della sua applicazione. Però
questa è la fase nella quale bisogna approvare, bisogna garantire una tutela, bisogna assicurare e soprattutto ai minori, ma non solo ai minori perché sono trattate anche le questioni che riguardano i maggiorenni, e quelle garanzie che servono a chi si trova coinvolto in una vicenda che è tragica sotto ogni profilo. E quindi e questa è la nostra preoccupazione, chiediamo che ci sia una spinta, come dire, fortissima, poi centri antiviolenza, certo, si potrà dire, ma, perché per esempio la regione sarda l'abbiamo fatta lì adesso, una battaglia, è un po' intervenuto il bilancio della regione, abbiamo migliorato, stanno migliorando i rapporti, si costruiscono anche in sede locale queste cose in maniera molto più efficace, e noi qua vogliamo proprio che ci sia uno strumento generale a favore degli orfani, dei, prevalentemente del femminicidio, perché il numero di maschi uccisi da donne che rimangono in causa sono decisamente molto, ma molto ridotti. Sì. Non vengono denunciati. Non vengono denunciati. Comunque, vede, ha fatto riferimento alla Sardegna, che ha finanziato dal proprio bilancio 300.000 euro aggiuntivi per i centri antiviolenza, ma ha inserito anche 100.000 euro per l'assistenza anche agli autori del reato. Cioè andiamo del reato, dello stalking, di azioni... Alla rieducazione, chiamiamola come... perché sennò cioè, sembra che vogliamo finanziare gli stalkinaggi, no? C'è anche bisogno di pensare a quegli uomini, quelle persone che forse con un aiuto efficace possano essere recuperati oppure indotti a non commettere. Quindi... anche le regioni possono fare la loro parte, ricordiamolo, perché hanno autonomia economico-finanziaria e legislativa per poter intervenire anch'esse su questi. Noi qua siamo classe mista, maschi e femmine che si occupano della stessa cosa, perché il problema è proprio come interpreta l'uomo il rapporto con la donna, non il contrario. Esatto. Questo lo voglio dire. Grazie. Per evitare, come dire, equivoci. Grazie. Grazie. Grazie, Luciano.